È iniziata ufficialmente con la Coppa Italia, la stagione 2022-2023, una soltanto la sorpresa di giornata, con la Feral Pisalò che stende 3-1 il Sud Tirol, neopromosso in cadetteria. Grazie alla doppietta di Siligardi e Cernigoi, i bresciani ora si regalano il match da Serie A contro l'Udinese. Il Catanzaro, grande protagonista del mercato, cade 3-1 a Modena. Attilio Tesser gongola grazie alle marcature di Silvestri dopo solo un minuto, di Diab e di Magnino. I canarini adesso affronteranno il Sassuolo in un derby tutto modenese. Super Brunori, l'attaccante tolo brasiliano, inizia la nuova stagione come l'aveva terminata, ovvero con il vizio del gol, tripletta alla Reggiana che cade al Barbera 3-2. In rete per gli emiliani, l'ex Avellino e palermitano Doc Sonny D'Angelo. Il Bari piega 3-0 a Salerno e il Padova, grazie a Ruben Botta e la doppietta di Khedira. I Galletti piegano i biancoscudati da Cineteca alla rete dell'attaccante argentino che apre le marcature. Ora i Galletti affronteranno il Verona. Non solo Coppa Italia e calcio giocato, ci sono quattro società e con loro i rispettivi tifosi che attendono la decisione definitiva del TAR del Lazio. Il tribunale è chiamato a dire la sua in modo definitivo sui ricorsi presentati da Campobasso e Teramo, dopo lo stop alla loro iscrizione da parte del Collegio del CONI. Il giorno decisivo dovrebbe essere domani, ma con possibile slittamento a mercoledì. Per sapere se le compagini citate in precedenza giocheranno in terza serie, oppure al loro posto ci saranno ripescate Fermana e Torres. Il giudizio del TAR del Lazio sarà inappellabile se accoglierà le istanze di Campobasso e Teramo giocheranno loro, altrimenti le loro sostitute. Intanto la Lega di Serie C, dopo aver rinviato la competizione dei tre gironi, ha dovuto rivedere anche la data dei calendari. Originariamente in programma domani, i gironi verranno stilati invece il 4 di agosto, e il giorno dopo probabilmente arriveranno anche i calendari.